Intervistato in diretta streaming dall'ex campione del mondo Andrea Zorzi e dalla giornalista Pasini, il presidente della Sirsa Peticonad Gino Sirci parla della conferma di Coach Heinen, ma non solo. Sentiamo. La mia posizione è che la pallavolo non può fermarsi con il coronavirus. Il coronavirus ha già fatto troppi danni, non deve fermare lo sport italiano e comunque è stato un errore da parte della federazione a fermare il campionato. A parte il primo impatto, la prima settimana, il primo mese, secondo me qui bisogna reagire perché la vita deve continuare. Diciamo. Sì, firmato, perché è troppo forte, è troppo pittoresco, troppo simpatico e molto competente, diciamo, di pallavolo. Quindi è una persona godibilissima. Guarda, quando mi sono accorto di averlo scoperto tardi, perché averlo conosciuto prima davvero è. Magari non licenziamo, magari tu pensi Gianluca, non licenziamo a Natale, no. Quindi alla faccia di quelli che pensavano che Sirci e Heinen, entrambi molto estroversi, non potessero andare d'accordo. No, guarda, quello che conta secondo me è la tollerabilità, diciamo, una persona deve essere tollerante e io sono molto tollerante. La caratteristica maggiore comunque è che lui è conoscitore della pallavolo profondo, ecco, questo, diciamo, secondo me fa passare un po' tutte quelle che sono magari le cose. Ecco, certo. Le va di salutare anche De Cecco e Podrashanin? Come no? Ah, certo, De Cecco ci ha fatto un bellissimo messaggio alla società che mi ha fatto sentire mio figlio, che poi io non è che guardo Facebook, queste cose qua, e osti Instagram, non so dove l'aveva fatto. Un bellissimo saluto e devo dire che non sono rimasto meravigliato perché sapevo che De Cecco è una bellissima persona. Sono andato a pranzo con lui, diciamo, quando erano uscite queste voci che voleva giocare, voleva andare via, eccetera eccetera, e quando ci rincontreremo, come succede con tutti quanti, diciamo, i nostri ex, ci abbracceremo e i Sirmania ci faranno, diciamo, tante feste. Bene. Questo succede quando vengono, ritorno gli ex a Perugia, e così Podrashanin è davvero stato un problema perché talmente era, diciamo, ben voluto a Perugia, però ecco, secondo me quelle che sono, diciamo, le cose, noi siamo professionisti, quindi è giusto che loro hanno, diciamo, arrivano e vanno, vengono, quindi sono, diciamo, degli ingaggi, e quindi quello che rimane è quello che dico, sono società, no? A proposito di volley, sarà Sebastian Soleil, sostituto di Marco Podrashanin alla Sir Volley Perugia, il centrale argentino, classe 91 nell'ultima stagione a Verona, ma in passato protagonista ad altissimi livelli anche con la maglia di Trento, ha raggiunto l'accordo con la società Umbra. Nel video il suo famoso salvataggio di piede con la maglia della nazionale argentina. Un acquisto che porta esperienza in posto 3 dopo l'addio del serbo, approdato in Trentino. Soleil completerà il reparto con gli italiani Fabio Ricci e Roberto Russo. Molti team di vertici della pallavolo italiana maschile e femminile rischiano di scomparire a causa della crisi economica innescata dalla pandemia del Covid. Ebbene, così c'è stato un vero e proprio grido d'allarme che è stato lanciato da Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile, e Diego Mosna, presidente della Lega Pallavolo Serie A, che hanno inviato una lettera congiunta a Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e per lo sport, in cui espongono preoccupazioni per gli effetti economici della crisi sanitaria sulla pallavolo.